Questa serata che per noi di Vaga è molto importante, insomma, cioè la possibilità di discutere di un avvenimento che probabilmente negli annali classici della storia non ha molto spazio, che però per le lotte operaie di questo paese e soprattutto per le dinamiche di organizzazione autonoma queste lotte è stato un momento molto importante. Parliamo di Piazza Statuto del 7 luglio del 1962, quindi la maggior parte delle persone che sono qua probabilmente non erano ancora nate, e parliamo con due modalità diverse. Prima verrà proiettato un documentario fatto dai compagni di InfoAut di Torino, qui abbiamo Valeria che poi ci parlerà insomma di questo lavoro, e che è una video intervista a Santo Notar Nicola su quello che ha rappresentato appunto Piazza Statuto per i giovani operai dell'epoca e per quello che ha modificato successivamente, insomma, per quanto riguarda anche la composizione di classe negli anni a seguire. Dopo documentario presenteremo invece il libro di Claudio Bolognini, che è qua alla mia sinistra, I ragazzi della barriera, che racconta la vicenda della cosiddetta banda Cavallero, dove all'interno del libro e all'interno di questa storia Piazza Statuto ha un'importanza enorme, insomma. Io comincio a dire due cose su Piazza Statuto leggendovi un volantino, una parte di un volantino, che diceva che era un volantino per gli operai della Fiat. Diceva: operai della Fiat, alle vostre spalle, senza consultare nessuno, le organizzazioni sindacali al servizio del padrone hanno concluso un accordo separato che tenta di liquidare la lotta e la forza operaia alla Fiat. Ancora una volta siete voi a dover decidere e dichiarare cosa volete e che cosa invece rifiutate. Ora dobbiamo vedere con chiarezza qual è la manovra patronale e quale deve essere la risposta operaia. Operai della Fiat, oggi il disegno del patronato italiano è questo: spezzare le grandi lotte dei metalmeccanici, separando la trattativa delle varie aziende e imporre un accordo aziendale per la Fiat. Se questo disegno si realizza pienamente, senza che la classe operaia della Fiat affermi la sua decisione, questa grande lotta, che ha un significato generale di lotta di classe, verrà frantumato. Il capitalismo italiano, dopo essere stato messo in gravissime difficoltà dalla lotta operaia, potrà perseguire più facilmente il proposito di pianificare il suo dominio. Questo volantino potrebbe a prima vista sembrare un volantino che, non so, che gli operai di Pomigliano d'Arco, della Fiat di Pomigliano d'Arco, potevano aver distribuito nel 2010. Di fronte all'accordo separato fatto da CISL e UIL, sindacato padronale, che escludeva una parte dei lavoratori metalmeccanici e voleva impostare un regime contrattuale separato, nuovo, solo per la FIA. In realtà questo volantino è del 6 luglio del 1962, fu distribuito davanti alle fabbriche della Fiat dal collettivo Quaderni Rossi, e il giorno successivo avvenne l'episodio di Piazza Statuto. Era il 1962, l'anno dei contratti di lavoro, del rinnovo del contratto di lavoro dei metalmeccanici, c'erano scioperi nelle fabbriche più grandi di tutto il paese. E il 7 era stato indetto lo sciopero generale, e invece la sera prima cosa successe? Che la UIL, sindacato socialdemocratico, insomma, un tempo alle cinghie di trasmissione del Partito Socialdemocratico di Saragat, assieme al SIDA, che era il sindacato padronale della Fiat, firmò un accordo separato. Gli operai quindi decisero quella mattina di trovarsi sotto la sede della UIL a protestare contro questo accordo separato, e avevano proprio posto un assedio attorno a questa sede sindacale. Questo assedio durò per diverse ore, fino a che a un certo punto arrivarono le camionette della Cevere e cominciarono a picchiare gli operai. Però, a differenza di altre volte, questa volta gli operai risposero con i sassi, cominciarono a contrapporsi
a questa aggressione poliziesca, cominciarono a formarsi delle barricate e venne coinvolto tutto il quartiere che era attorno appunto alla sede del sindacato, che era il quartiere di Porta Palazzo, e i proletari che abitavano, gli amici, i compagni, i parenti degli operai cominciarono a solidarizzare con questa forma di ribellione e di rivolta, e quindi ci fu appunto questo tipo di situazione che era in qualche modo nuova per la situazione del movimento operaio italiano. Nei giorni successivi questa lotta proseguì e quindi per 3 giorni ci fu questa situazione di rivolta generalizzata, e qualcuno, per esempio i dirigenti del Partito Comunista torinese, l'Unità, il giornale di Agnelli La Stampa, cominciarono a attaccare questi giovani operai perché li definivano dei facinorosi. L'Unità diceva che c'erano degli studenti infiltrati per cercare di mettere zizzania e di in qualche modo stravolgere una modalità di lotta che non era quella solita della classe operaia. La Fiat, cioè il giornale della Fiat, La Stampa, fece anche un ragionamento sul look: questi giovani operai che hanno le magliette di cotone a strisce e tenute fuori dai pantaloni. C'è questo articolo che è buffissimo, perché cioè, proprio si sofferma sul fatto che queste magliette di cotone non erano più dentro la cinta come doveva essere dal punto di vista di un'etica anche del look dell'operaio classico. Ma al di là di questa battuta, quello che emerse per la prima volta è che si rese visibile una nuova classe operaia che era diversa da quella che aveva caratterizzato, diciamo, il sistema delle relazioni sindacali e anche le modalità dell'organizzazione operaia precedente, che era soprattutto che si basava sul cosiddetto operaio professionalizzato, quello che utilizzava la propria capacità lavorativa per essere un esempio per gli altri, e quindi questo anche nella modalità di lotta. Questi operai che erano stati i protagonisti di Piazza Statuto erano invece giovani operai, soprattutto operai meridionali, dopo verranno chiamati anche l'operaio massa, che fu la prima apparizione, operai appunto dove anche il rapporto con il lavoro non era quello delle generazioni precedenti, e a partire appunto da questa da questi 3 giorni di lotta straordinaria cominciarono le istanze di questi nuovi operai poi a creare anche delle contraddizioni all'interno delle fabbriche, e questo, diciamo così, fu un po' l'apertura del cosiddetto autunno caldo del settore del 69, e alcune istanze come gli aumenti uguali per tutti, la lotta contro le categorie come strumento di discriminazione, il discorso della riduzione d'orario, cominciarono a fare breccia, tutti obiettivi che fino a quel momento sembrava fossero dei tabù. E quindi per questo Piazza Statuto ha avuto un ruolo fondamentale nella lotta operaia negli anni successivi, tutti gli anni 70 e anche quelli a seguire. Io ho finito con questo bello pistolotto di introduzione. No, no,